Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo qui oggi con un nuovo unboxing e siamo oggi con le cuffie, le Turtle Beach P12. Queste ragazzi sono cuffie da gaming, ve le faccio subito vedere. Ragazzi, come vedete qui c'è ancora il nastro, vedete, sigillato, quindi io non le ho mai aperte, le sto aprendo insieme a voi. Allora, prima di tutto ragazzi partiamo con l'unboxing, poi vi farò come sempre la mia recensione. Allora, qui sulla parte frontale delle cuffie, sul cartonato, potete vedere il disegno, io ho preso quelle blu, e qui c'è scritto che sono appunto per PlayStation 4, qui sopra c'è scritto che sono compatibili anche con PlayStation Vita e mobile, quindi perché sono anche per dispositivi mobili. Qui sono elencate tre delle caratteristiche principali, la prima dice che sono appunto suono potente, la seconda dice appunto che hanno una chat vocale che si può collegare tramite USB, e la terza dice appunto che hanno dei volumi, dei bassi molto molto, il suono molto molto buono. Queste sono le tre caratteristiche principali. Andando a girare sul primo lato, ecco qui, vedete, qui vi fanno vedere il padiglione, vedete che è molto largo e molto comodo. Qui è il disegno delle cuffie con il DAC USB, che poi vi andrò a spiegare esattamente a cosa serve, e qui sopra vedete Audio Advantage con tutte le spiegazioni. La cosa che ho apprezzato molto è che c'è anche l'italiano, anche se è messa come ultima lingua, però è presente anche l'italiano. Andando a girare nella parte posteriore, qui vedete come sempre sono elencate altre caratteristiche. Qui sono le cuffie con il DAC che vi dicevo prima, qui ci sono tutte le spiegazioni, qui vabbè ci sono i loro contatti, Twitch, Facebook, YouTube, Twitter, se volete seguire la Turtle Beach. Qui sono indicati le console, qui c'è scritto di collegarsi al sito per vedere se la console è compatibile con queste cuffie. E nell'altra parte, che sarebbe, scusate, questa qui, vedete, anche qui ci dicono le caratteristiche, e qui nella fattispecie l'immagine è, ve la faccio vedere bene, è del DAC, questa qua, del DAC che hanno le P12 con il cavo jack collegato. E qui ragazzi continuano in questa parte qui sotto le caratteristiche, è tutto scritto con tutte le caratteristiche di questa cuffia. Ok ragazzi, andiamo all'unboxing ora vero e proprio. Un attimo solo che le giro. Ok ragazzi, io prendo le forbici per tagliare via questa parte qui. Ok, e ovviamente c'era il prezzo che è stato tolto in quanto non le hanno regalate. Comunque questo ora lo appoggiamo qui. Ok ragazzi, andiamo all'unboxing. Per aprire le cuffie dovete girare il cartone, vedete qui ci sono le due linguette. Allora, ragazzi, una volta tolta la seconda parte, vedete, basta che aprite le linguette, una e due. Ok, poi girate il cartone e ecco qui. Questo è il contenuto che troviamo all'interno. Il cartone però lo appoggio qui. Vi faccio vedere ragazzi, qui c'è un involucro di plastica trasparente per proteggere il tutto. Lo andiamo ovviamente a rimuovere. Ed ecco qui come si presenta il contenuto delle Turtle Beach P12. Allora ragazzi, come prima cosa andiamo a vedere direttamente. Questa è soltanto una parte cartonata. Vedete qui, vi fa vedere 8 BCP12, rimuoviamo anche questo. Ok ragazzi, allora queste sono le cuffie, eccole qua, vedete, col microfono. Questi sono i padiglioni, che al tatto devo dire che il tessuto sembra molto molto buono. Questa è la parte di plastica sopra con scritto Turtle Beach. Ok, queste sono le cuffie in sé per sé. Questo è ovviamente il connettore USB. Poi troviamo all'interno il DAC, che avete visto anche nelle varie immagini. Questo è il DAC, ve lo faccio vedere bene, con il connettore USB dato in dotazione e attaccato, collegato ovviamente al DAC. E infine il manualetto delle istruzioni. Tanto ci sarà anche l'italiano perché sulla confezione c'era, ecco qui. Quindi aiuti con il setup, vedete, vi dicono
che hanno il canale YouTube o il supporto dove potete contattarli sempre, praticamente potete sempre chiedere a loro se avete qualche problema. Qui dietro c'è anche il disegnino Turtle Beach P12. Ok ragazzi, questo era l'unboxing in sé per sé e ci vediamo fra poco con la recensione delle Turtle Beach P12. Bentornati ragazzi alla recensione delle cuffie P12. Allora, queste cuffie sono progettate appositamente per PlayStation 4 e sono molto facili da configurare. Offrono un audio amplificato digitale di alta qualità sia per il gioco che per la chat, con un'esperienza audio potenziata. Il microfono è ad alta sensibilità e permette di far sentire la nostra voce forte e chiara ai nostri compagni. Inoltre ci permette di farci sentire anche la nostra stessa voce in maniera tale da evitare di gridare. Il collegamento del microfono delle cuffie avviene tramite connessione USB. Inoltre la funzione del volume bassi e muto per il microfono sono a portata di mano e di tutto avviene attraverso gli speaker da 50 mm che ci isolano del tutto e non fanno diffondere il rumore, evitando così di disturbare chi ci sta intorno. Quindi se magari giocate nella stanza con vostro fratello, vostra sorella o vostra moglie, o magari nella stanza accanto ci sono i vostri genitori, queste cuffie non permettono all'audio, anche con volume alto, di espandersi e dare fastidio a chi è con noi. Inoltre queste cuffie sono molto leggere e confortevoli, con cuscinetti in tessuto traspirante, e consentono quindi di giocare per svariate ore senza alcun fastidio alle orecchie. Ovviamente ragazzi, dopo un bel po' di ore potreste iniziare ad avvertire dei fastidi nella parte alta del padiglione, però parliamo veramente di svariate ore di gameplay. Le cuffie P12 sono ottime anche per chi gioca con il PC, il Mac, i dispositivi mobili, iPhone, iPad e per il sistema portatile PlayStation Vita. Le dimensioni sono abbastanza ridotte e sono di 25,4 per 10,2 per 21,6 cm e hanno un peso molto ridotto, infatti pesano poco più di 585 grammi e hanno dei colori che richiamano il joypad della PlayStation 4. Le Air Force P12 è una cuffia stereo utilizzabile con qualsiasi apparecchio, essendo dotata di un connettore jack da 3,5 mm che viene dato in dotazione. Turtle Beach ha inserito anche un piccolo DAC USB che, come vi ho detto prima, ora vi spiego a cosa serve. Permette l'aggancio fisico al filo e alla console. Il DAC quindi gestisce tutto: attivazione del microfono, amplificazione della cuffia e conversione digitale analogico e viceversa, con in aggiunta un piccolo equalizzatore che aumenta la resa sulle basse frequenze. Questo è l'utilità che ha il DAC. A livello puramente sonoro, le Air Force P12 hanno un'ottima gamma profonda e anche molto dinamica dei suoni. Il medio-alto è ben equilibrato, però il suono alle volte risulta poco tridimensionale. Per fortuna che la separazione tra alti e bassi è abbastanza netta in ambito musicale, ma con i giochi trova la sua peculiarità per la ricostruzione della scena in maniera abbastanza equilibrata. La cuffia funziona molto meglio se usata con un solo collegamento jack da 3,5 mm rispetto al DAC, garantendo un'esperienza audio ottima su PlayStation 4 che si adegua perfettamente ai giochi online. FIFA, PES, Call of Duty, eccetera, eccetera. Allora, gli headset non sono fantastici solo per i giochi, infatti le P12 possono essere usate nella loro modalità surround anche per godersi dei film in streaming oppure dei film che trasmettono in televisione o anche per vedere i propri film in Blu-ray. Il rapporto qualità-prezzo è sicuramente uno dei punti forti e principali di queste cuffie. Infatti il costo contenuto delle Turtle Beach P12 è uno dei principali motivi per il quale questo headset è uno dei più venduti dell'intera gamma. Infine, le cuffie Turtle Beach P12 rappresentano l'alternativa ideale per tutti quei gamer in cerca di una soluzione audio di qualità medio-alta ma a basso costo. Infatti queste cuffie prendono tutto il meglio, tutto ciò che ha di meglio ad offrire una cuffia appunto di fascia medio-alta e lo portano alle orecchie degli appassionati con una fedeltà audio sufficientemente adeguata per chi vuole introdursi nel mondo del gaming senza troppe pretese o comunque per chi non vuole spendere molto ma avere comunque di alta qualità. Ragazzi, quindi ricapitolando, i pro di queste cuffie sono: prima di tutto il fatto che sono comunque cuffie professionali, poi hanno un microfono ad alta sensibilità,
hanno un sistema DAC USB, hanno un'ottima indossabilità, padiglioni in ottimo tessuto, comandi per il microfono on off a portata di mano e infine il rapporto qualità prezzo. Invece ragazzi, come contro ho trovato solo due contro, ossia manca un sacchetto per il trasporto a casa di amici o qualche altra parte e il cavo è corto, non avete possibilità di muovermi troppo perché il cavo è corto. A parte questi due contro, sinceramente per il resto contro non ce ne sono, quindi io vi suggerisco vivamente di prendere queste cuffie se volete avere un'ottima qualità ma a un prezzo non troppo elevato. Allora, attualmente le trovate in un prezzo che va dai 60 ai 100 euro, che comunque sono ben spesi. Poi se trovate qualche offerta online o cercate, magari le trovate anche di meno di 60. Comunque ho visto vari siti e la media è dai 60 ai 100 euro, quindi questa è la spesa per chi vuole acquistare questo tipo di cuffie. Ok ragazzi, allora qui si conclude anche la recensione. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Ragazzi, vi invito a lasciare like, a commentare. Se non l'avete fatto, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Io faccio tanti video, uno al giorno, di gameplay, e troverete anche altri unboxing. Consigliate il mio canale anche ai vostri amici per aiutarmi a farmi conoscere. Ci vediamo al prossimo unboxing. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Bella!